La terza ed ultima giornata in Irlanda si snoderà nei due stati di quest'isola. Infatti i primi 76 km dalla partenza di Armagh alla cittadina di Fort Kill si svilupperanno ancora in Irlanda del Nord, mentre gli ultimi 110 da Dunkirk all'arrivo di Dublino saranno nella Repubblica d'Irlanda. Dunque vedremo tutti i meravigliosi paradigmi di quest'isola che ha attraversato anni durissimi a causa soprattutto del conflitto religioso tra cattolici e protestanti, i quali sembrano ormai alle spalle. La tappa di domenica 11 sarà molto semplice, poiché avrà due GPM di quarta categoria nei primi 51 km e poi presenterà soltanto tanta pianura fino a Dublino, una piccola ma vivace capitale, il cui centro storico è ricco di pub in cui si possono ascoltare delle tipiche musiche folk e in cui si possono degustare delle buone birre e dell'ottimo whisky. Se la sede di partenza Armagh è celebre perché proprio lì San Patrizio fondò la sua prima chiesa, invece la sede d'arrivo Dublino è conosciuta anche per le sue tipiche architetture risalenti all'epoca georgiana del XVIII secolo.